da dove nasce questo, questa sua opera? Allora, diciamo che viene da molto lontano, in quanto è stato un parto, diciamo, abbastanza travagliato, nel senso che è un romanzo che io avrei già finito attorno al 2007, quindi 10 anni fa, che però poi ho lasciato un po' da parte, in quanto c'erano delle cose che non mi piacevano, lo dico con molta sincerità. E per esempio il registro linguistico che avevo usato, quindi per questo ho fatto diverse rielaborazioni dello scritto. L'urlo, ecco, nasce l'urlo, perché l'urlo atavico? L'urlo atavico è l'urlo di tutti noi, è un urlo tradizionale, un urlo ancestrale, è un urlo che tutte le popolazioni meridionali, le popolazioni, diciamo, più umili, hanno avuto sempre dentro e che spesso non sono riusciti però a far esplodere. Diciamo che l'urlo è in effetti un desiderio di miglioramento, un desiderio di miglioramento personale, individuale, sociale, è un miglioramento che sì, cerca di pensare un po' a se stessi, ma in effetti si capisce che si cambia solo se tutti cambiamo. Quindi da questo punto di vista io penso che il romanzo sia anche un romanzo di tipo sociale, ma può anche essere considerato un romanzo di tipo storico, in quanto taglia attraverso 150 anni della storia italiana, o meglio della storia nostra, dei nostri luoghi, che però si interseca con la storia nazionale, quindi con la storia. Per esempio comincia quasi dopo l'Unità d'Italia, è la storia di una famiglia che va avanti con diverse generazioni e quindi arriva, diciamo, parte con problematiche risorgimentali quasi, per arrivare a problematiche molto attuali. Faccio un esempio, il problema dei migranti, per esempio, arriva anche lì. Poi diciamo che il protagonista è un'opera corale, che sia chiaro, però è pure vero che ci sono diversi protagonisti. Il protagonista principale è questo ragazzo che viene seguito lungo la sua formazione, da quando è piccolo fino a quando poi diventerà qualcuno, eccetera. Non sveliamo tutto, giustamente, alcune cose le teniamo per, le dovrà scoprire il lettore. E allora dicevo, questa storia individuale poi diventa una storia sociale che si interessa con la storia nazionale. E quindi è la storia un po' degli umili. Io prima di scrivere L'Urlo Atavico, prima di pubblicare meglio L'Urlo Atavico, ho pubblicato un saggio su Francesco Fiorentino. Allora lì, per esempio, Francesco Fiorentino non è un umile, fa parte di una media borghesia, tant'è vero che diventerà un professore universitario. Qui diciamo che mi sono interessato di più delle popolazioni più umili, anche perché ho visto che spesso queste hanno portato sulle spalle pesi alcune volte insopportabili. E tornando a Francesco Fiorentino, ecco, cosa ha lasciato proprio Francesco Fiorentino? Ma Francesco Fiorentino, diciamo che siccome è un autore che io amo tanto, che io ho studiato tanto, io qui lo dico, ho almeno 3 libri congelati su Francesco Fiorentino che non pubblico, perché poi il discorso qual è? Pubblicare libri, poi bisogna avere anche un pubblico, non solo il pubblicare il libro, però se non si ha il pubblico che li legge, siccome Fiorentino è un prodotto di nicchia, ma non dovrebbe essere tale, perché Fiorentino ha un respiro europeo minimo, cioè almeno italiano, nazionale, che può anche essere, può avere un respiro europeo. Io poi non ho visto, diciamo, un grande interesse su Fiorentino, perché anche lì in effetti parliamo di noi. Certo, parliamo di altre fasce sociali, parliamo di filosofia, parliamo di fasce che sono un po', non sono poi gli umili. Lo stesso Fiorentino non proviene da una famiglia di umili, egli è figlio, come dire, di un imprenditore agricolo, è nipote di 2 preti molto importanti, docente al seminario di Nicastro, quindi voglio dire, a sua volta diventerà professore universitario, quindi c'è tutto un discorso diverso. Per tornare invece all'urlo atavico, diciamo che, come dicevo prima, io seguo un po', però ci sono anche dei ritorni, salta lì indietro,
i famosi flashback, come si definiscono nel cinema, o le analessi in letteratura. Quindi spesso il romanzo fa questo lavoro, va avanti però poi torna all'indietro. È centrato veramente sulla famiglia di questo ragazzo, Francesco, il quale farà il suo percorso, quindi lo seguiamo nell'infanzia, nell'adolescenza, nella giovinezza, anche nella maturità, perché poi il libro si chiude quando questo ragazzo diventerà maturo. Come dicevamo prima, non sveliamo come le cose vanno a finire. E quindi c'è un riflettere sulla condizione degli uomini, c'è un riflettere sulle condizioni nostre. Per esempio, io affronto anche le illusioni che abbiamo avuto nel passato. Faccio l'esempio del cooperativismo, no? E io ricordo mio padre, la generazione di mio padre si è un po' illusa sul senso del cooperativismo, che poi da noi purtroppo è fallito. Sarà stata la colpa un po' di noi che siamo calabresi, siamo fatti in un certo modo, ma non ci credo tanto in questo. Penso che siano state anche alcune, come dire, purtroppo ci sono dei momenti politici o storici poco favorevoli. Faccio l'esempio, nel libro faccio l'esempio della nostra cantina sociale, no? E mio padre e molti altri suoi coetanei ci hanno creduto, ci hanno rimesso pure molti soldi, tra le altre cose, in questa forma di cooperativismo, che era l'alternativa alla grande industrializzazione, quella che poi arrivò con la Sirri, che poi addirittura è fallita. Ecco, quello era un tipo di industrializzazione però soft, leggera, che poteva anche, come dire, coabitare con il nostro ambiente, nel senso che allora c'era questo impianto di trasformazione dell'uva, non inquinava eccetera, via di seguito, cioè si pensava allora a tanti piccoli impianti di trasformazione della frutta, di trasformazione un po' di tutti i prodotti nostri. Certo, c'è stato un periodo in cui sembrava che le cose andassero bene, però poi, come dice Costabile, ci sarà la California, lo cito ogni tanto fra le righe, non è che dico Costabile, però il lettore, se capisce, se guarda attentamente, sente che lì c'è qualche eco di Costabile, ma diciamo che nel libro ci sono tanti autori. Io penso che molti autori che hanno ispirato, per esempio Carmine Abate, ci sono, tanto per fare un solo esempio, Carmine Abate, ma ce ne sono tanti altri. Ci sono tante citazioni tra le righe, però bisogna andare a trovarsele. Quindi, per un po' per chiudere il discorso sull'Urlo Atavico, e questo percorso è un percorso di questa famiglia che dura grosso modo 150 anni e parte dall'Unità d'Italia e arriva alle soglie degli anni 2000. Lì il libro, diciamo che grosso modo si ferma, a livello cronologico si ferma lì. Va bene? E quindi consigliamo di leggere questo. Certamente. Romanzo. Sì, sì. Allora, è un libro sì. È molto veloce, c'è un... Parlavamo prima del registro, dello stile, io ci ho dovuto lavorare qualche anno. È un libro che è veloce, io direi cinematografico, quindi televisivo, cioè con tempi, non ci sono tempi morti in cui c'è la noia, cioè anche la scrittura è molto fluente. E io lo leggo in 3-4 ore, certamente il lettore lo leggerà in 6 ore, 7 ore, però è godibile. Perché ritroverà, molti mi hanno detto, mi hai fatto commuovere, mi sono ritrovato lì dentro, perché poi un libro secondo me deve esprimere e deve dare delle cose, cioè non è che un autore descrive, scrive eccetera, però se non fa passare dei sentimenti, dei messaggi, e ce ne sono tanti di questi qua, cioè il libro fallisce. Invece penso che il libro possa essere letto e cioè essere goduto, ecco. Allora, è un romanzo intriso di calabresità, quindi sicuramente se noi vogliamo, diciamo così, conoscere la Calabria in tutte le sue sfaccettature e soprattutto in diverse chiavi, perché sono diverse le chiavi di lettura, sono diversi i filoni letterari entro cui si muovono i personaggi, le vicende, i racconti. E noi troviamo proprio una calabresità che ha radici storiche, radici nelle tradizioni, radici nei proverbi, radici nei paesaggi, la bellezza della Calabria, la bellezza della Calabria baciata dal mito, proprio, voglio dire, noi leggiamo anche pagine legate alla mitologia, ma anche pagine di storia, pagine di antropologia, l'uomo che si evolve, la società che si trasforma, perché Giovanni Martello, l'autore, chiaramente vive in Calabria e quindi non parla della Calabria a distanza, cioè da...
da immigrato che nostalgicamente ricorda la Calabria, ma l'ha vissuta e la continua a vivere, quindi ne vede i cambiamenti lenti, ne vede anche i ristagni, ne vede ovviamente l'evoluzione o involuzione, per cui, come dire, con l'occhio vigile anche dell'educatore, quindi un libro che sicuramente è una testimonianza di Calabria, anche a livello sensoriale, a livello proprio di odori, cioè noi veramente riscopriamo la Calabria antica, ma anche una Calabria attuale, reale.